Ciao ragazzi, siamo qui al Dangerous Garage e oggi vi farò vedere una cosa che abbiamo appena scoperto. Dietro le mie spalle abbiamo una Ducati V2 con le gomme Superbike Pirelli appena montate e un po' più dietro c'è la mia moto, l'S1000RR, con delle gomme appena montate. Guardando un pochino le gomme ci siamo resi conto che i puntini hanno un qualcosa di diverso perché la gomma posteriore appena montata alla Ducati V2 è una 2023, invece quella montata sulla mia è una 2022. E quindi ora con Eligio andremo a vedere effettivamente quanta differenza di gomme c'è tra un anno e un altro, sempre delle Pirelli Superbike. In questo momento Eligio sta con il calibro misurando proprio il puntino della gomma Pirelli Superbike. Ve la faccio vedere qui, guardate la nuova, nuova, nuova. E cosa stiamo scoprendo? Allora, avanti abbiamo sempre una Pirelli Superbike che è una 2022. Sta misurando i vari puntini per vedere se effettivamente il buco è un po' più profondo o meno profondo. A cosa serve il buco, Eligio? Facciamolo capire agli amici a casa. Per vedere il consumo della gomma Quindi praticamente sulla quando gomma. è, diciamo, quasi a zero, comunque non deve scomparire, la gomma non funziona più, perché queste gomme slick non hanno i segni come le gomme intagliate, ma hanno invece il puntino. Quindi, questa gomma avanti quanto abbiamo detto? Quanto ha di spessore? Vediamolo con 3 e 30 circa. 3,30. L'anteriore che è una 2022. Andiamo sulla posteriore. Guardate intanto quanto è bello con questo scarico Spark SP. Dietro siamo a 2,56. Quindi ora andiamo a vedere con la controprova perché magari potrebbero pensare che avanti ha più gomme e dietro no. Quindi prendiamo la mia moto che ha sempre una Pirelli Superbike nuova, però è dell'anno scorso, vi ricordo. Attimo, faccio lo zero. Andiamo a resettare il calibro e andiamo a misurare. 3,30. Quindi abbiamo una differenza di quasi di un millimetro. Quindi c'è un millimetro di gomma in più su una gomma dell'anno scorso rispetto a quelle di quest'anno. Proviamo anche un altro. Proviamo un altro foro, giusto per avere la conferma. Uguale, 3,34. Quindi ragazzi, in pratica noi non solo paghiamo le gomme di più perché rispetto all'anno scorso, a 2 anni fa, comunque le gomme costano molto di più. Ormai un treno è arrivato a circa 450-460 euro per la gioia del portafoglio, ma in più abbiamo anche meno gomma e quindi molto probabilmente una gomma così ci riuscirà a far girare per una giornata, se tutto va bene, ecco, ad un amatore. Io infatti per cercare di ovviare a queste difficoltà economiche che cominciano a essere veramente importanti, visti i prezzi che schizzano alle stelle, sono passato dalle SC1 alle SC3, che è quella che avete appena visto, speriamo che duri un po' di più. Ed ecco ragazzi il risultato della gomma dopo ben 4 turni. La gomma, come potete vedere dal pallino, non dico che è finita, ma ci manca veramente veramente poco. Sicuramente se si vuole continuare a sfruttare bisognerà girarla e quindi mettere questa spalla destra sull'altro lato, visto che è una gomma che ha girato a valle lunghe. Infatti se vedete la parte sinistra il pallino c'è ancora, ma perché ci sono veramente poche curve sulla sinistra. E con questa brutta notizia per noi e per voi amanti delle moto, vi saluto e vi ricordo che qui sotto ci sono i contatti di queste bruttissime persone che fanno lavori a queste moto da migliaia e migliaia di euro. Ciao!